Sono arrivato e quindi adesso vediamo come si termina il noleggio della Car2Go. Dunque, io sono già in posizione e prima di uscire volevo farvi vedere come si inserisce la retromarcia. Quando sto parcheggiando, in realtà, se devo andare indietro, si mette la retromarcia. Per mettere la retromarcia si mette su N e poi su R. Infatti mi dà retromarcia. In modalità eco lascio il freno e la macchina è in retromarcia, va indietro. Schiaccio il freno. Metto di nuovo su automatico, schiaccio e va avanti. È importante vedere che bisogna schiacciare il freno, perché se non c'è il freno, il pedale del freno schiacciato, se io faccio NR senza il freno tirato, lui rimane su N. Per inserire la retromarcia devo premere il freno. Quindi premo il freno, metto la retromarcia e la retromarcia si inserisce. Bene, a questo punto sono parcheggiato, rimetto in folle N. Giro e qui mi chiede cosa voglio fare. Se voglio parcheggiare la macchina, quindi interrompere viaggio, vuol dire che potrei tenere le chiavi con me e andare a fare una commissione senza lasciare la macchina. Ma in questo caso io voglio terminare il noleggio. Quindi per terminare il noleggio o premo qui o anche semplicemente prendo le chiavi e le metto nell'alloggiamento a destra. E questo significa che sto terminando il noleggio. Quindi tra poco la macchina mi chiederà se ci sono nuovi danni, dico di no e a questo punto posso uscire. Quando chiudo la porta, dopo 15 secondi le porte si chiudono, quindi controllo di non aver lasciato niente, apro la portiera ed esco. Il noleggio può ora essere terminato. Grazie e alla prossima. Infatti, dopo aver chiuso le porte, parte un conto alla rovescia. E dopo 15 secondi si chiuderanno automaticamente le portiere.